A settembre torna a salire il tasso di disoccupazione, che cresce di 0,3 punti percentuali e si attesta al 9,9%. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita della disoccupazione riguarda entrambe le componenti di genere e coinvolge tutte le classi d'età, tranne i 25-34 anni. A settembre, per l'Istituto di Statistica, la stima degli occupati risulta in leggero calo, meno 0,1% rispetto ad agosto, mentre il tasso di occupazione resta stabile al 59,1%. L'occupazione è in diminuzione per entrambe le componenti di genere, aumenta tra gli under 35 mentre cala da 35 anni in poi. L'andamento dell'occupazione è sintesi della crescita dei dipendenti a termine e della diminuzione sia dei permanenti sia soprattutto degli indipendenti. Le persone in cerca di occupazione sono in aumento, più 3%. Infine, la stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a settembre è in calo, meno 0,6%, per entrambi le componenti di genere. Il tasso di inattività scende al 34,3%. Nel terzo trimestre 2019 l'occupazione è sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente, sia nel complesso sia per genere. Nello stesso periodo aumentano sia i dipendenti permanenti sia quelli a termine, mentre risultano in calo gli indipendenti. Segnali positivi in tutte le classi di età, ad eccezione dei 35-49 anni, ma alla stabilità degli occupati per l'Istat si associa nel trimestre il calo delle persone in cerca di occupazione, meno 1,9%, e una lieve diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni. Su base annua, l'occupazione risulta in crescita, più 0,5%. L'espansione riguarda sia donne sia uomini e tutte le classi di età, fatta eccezione per i 35-49 anni. Mario Cagegi saluta Campobasso. A 2 anni esatti dal suo insediamento a capo della squadra mobile del capoluogo, il dirigente della polizia va in pensione. Questa mattina, presso la Sala Rosano degli uffici di Via Tiberio, la conferenza stampa di commiato, rivolto ai giornalisti con il consueto aplomb istituzionale, nonostante la particolarissima occasione, Cagegi ha tracciato un bilancio dei principali obiettivi che hanno caratterizzato la sua attività a capo e coordinatore delle forze di polizia sul territorio della provincia, sottolineata con particolare orgoglio la lotta alle sostanze stupefacenti e le maggiori operazioni contro lo spaccio a Campobasso e provincia. Altro spazio di rilievo riservato all'attività di prevenzione del fenomeno tra i giovanissimi mediante le iniziative di sensibilizzazione direttamente nelle scuole. In sintesi, le tappe principali della carriera. Originario di Santa Domenica di Vittoria, comune della città metropolitana di Messina, Cagegi nel 1981 inizia la carriera ad Asti, alla squadra mobile. Nel 1985 viene assegnato alla questura di Enna quale dirigente del commissariato di Leonforte. Nel 1990 guida la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina. 9 anni dopo è promosso primo dirigente. Nel 2002 diventa dirigente del 12° reparto mobile di Reggio Calabria. Nel 2009 primo dirigente del reparto mobile di Roma. Nel 2011 diventa questore di Siracusa, poi l'incarico al Ministero dell'Interno come consigliere presso la segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel 2017 l'approdo a Campobasso. Sono stati 2 anni, all'inizio con un po' di perplessità, perché è un territorio che non conoscevo, il Molise, il Campobasso, poi non ero mai venuto, non sapevo come la gente la pensasse, però man mano mi sono ambientato, mi sono quasi integrato, non vi dico che compro casa perché è un po' distante dai miei interessi, però mi sono trovato molto ma molto bene. Lascio un territorio sano, migliorato dal punto di vista della sicurezza da tutti, ma che ha bisogno di una massima attenzione. Una massima attenzione perché i segnali che voi chiaramente riportate come organi di stampa sono che ci sono dei tentativi di alcuni dalle varie regioni limitrofe di stare più comodi, di allargarsi in territori che ancora non hanno un controllo pressante anche da parte delle loro organizzazioni e quindi dove è concesso anche iniziare qualche attività senza dover passare da altri molto più importanti, parlo di criminali.
In questo momento mi preoccupano molto, insomma, il fatto che della mancata piovosità, e il dato che emerge da quelli che abbiamo raccolto dice che siamo un quinto della media degli ultimi 4 anni. Per cui, insomma, il dato è veramente preoccupante. Adesso spero che il tempo, insomma, peggiori eventualmente per poter avere un beneficio fra 2 mesi circa, perché, insomma, le sorgenti non recuperano subito. Le sorti di alto calore sono ancora nelle mie mani, però, insomma, come dire, stiamo lavorando per tentare di risolvere. E proprio ieri ho mandato una nota a tutti quanti i sindaci per mettere in evidenza che, insomma, da solo alto calore non riesce a risolvere i problemi. Noi andiamo, le cose, insomma, le reti peggiorano e non migliorano. Il tempo purtroppo non è di quello che speriamo, per cui, insomma, tutto va contro un sistema che già è, insomma, è, come dire, è quello che è. Per cui anche per evitare problemi sia alla popolazione scolastica, ho consigliato ai sindaci di dotarsi, insomma, nelle strutture pubbliche o nelle scuole, insomma, di serbatoi, di modo che, insomma, la piccola emergenza, perché purtroppo qua tutti i giorni si rompono le condotte, insomma, si riesce a risolvere evitando problemi, insomma, anche alle scuole. Nocera Superiore non dimentica le vittime che hanno perso tragicamente la vita a seguito di terribili incidenti stradali. In particolare quest'estate è cresciuto in modo vertiginoso il numero di morti sull'asfalto. È stata organizzata una fiaccolata al quartiere di Pecorari per mantenere viva la fiamma del loro ricordo. Tra questi anche Fabio Milite, 22enne deceduto lo scorso marzo dopo uno scontro avvenuto con un'auto mentre era a bordo del suo scooter. In occasione della solennità di tutti i santi e della commemorazione dei fedeli defunti e nella novena in preparazione alla commemorazione dei defunti abbiamo voluto ricordare Fabio Milite, un nostro giovane di questa comunità che qualche mese fa ha perso la vita proprio sulla strada qui nella nostra comunità, e abbiamo voluto ricordare anche tutte le vittime che in quest'estate, sono tante, nel nostro agro nocerino sarnese hanno perso la vita lungo la strada. Non abbiamo voluto creare un evento che parlasse solo di morte, ma soprattutto un evento che guardi alla risurrezione di Cristo e quindi alla vita. Perciò le fiaccole sono un segno di quella luce che deve raggiungere i nostri cuori, perché dobbiamo avere il coraggio di alzare lo sguardo verso il cielo e guardare a Cristo risorto. Troppe vite spezzate sulla strada a causa di incidenti. Io mi ricordo quando ero piccolo la RAI mandava uno slogan. Questo slogan diceva: meglio perdere un minuto nella vita che la vita in un minuto. E quindi un invito a tutti i giovani a considerare il dono grande, il dono immenso della vita che Dio ci ha fatto. È un dono, e proprio perché è un dono è da custodire. A 6 giorni dalla pronuncia del tribunale, Andrea non ha potuto ancora riprendere le terapie riabilitative e, dicono i medici, le conseguenze per la sua salute sono gravi. Stiamo parlando del ragazzo di 17 anni di Pagani, il nome è di fantasia, affetto dalla più grave delle distrofie muscolari. Il giovane è senza terapia dallo scorso 1 ottobre, è la conseguenza del raggiungimento del tetto di spesa. Per questo motivo l'ASL Salerno non ha consegnato ai genitori il consueto piano terapeutico, interrompendo di fatto le terapie di importanza vitale per il 17enne. Andrea è in cura da quando aveva 5 anni e nel tempo ha stretto un rapporto di amicizia e complicità con il terapista del centro presso cui è in cura, Luca Maiorino, che lo segue passo passo anche nella terapia sperimentale iniziata da quasi 3 anni. Il giovane paziente necessita, come da certificato rilasciato dal Policlinico Gemelli di Roma, di un trattamento riabilitativo continuativo per l'ulteriore prevenzione di perdite funzionali e contratture muscolari. Per questo motivo, considerata l'importanza vitale delle terapie per Andrea, i suoi genitori, preoccupati dal diniego dell'ASL, si sono rivolti all'avvocato Domenico Vuolo,
Il legale della famiglia, dopo una diffida all'azienda sanitaria locale, ha depositato un ricorso al Tribunale di Nocera che il 24 ottobre si è pronunciato con sentenza del giudice monocratico Raffaella Caporale. Nello stabilire la data del 14 novembre per l'udienza delle parti, il giudice ha anche ordinato all'ASL, nel frattempo, di autorizzare le cure per Andrea. Il giudice, si legge nella sentenza, ordina all'ASL Salerno e al responsabile dell'unità operativa assistenza riabilitativa del distretto sanitario 60 di autorizzare la terapia riabilitativa. L'avvocato Vuolo sta studiando le prossime mosse. I genitori di Andrea non si capacitano. Parliamo di un ragazzo affetto da una patologia e un uomo per loro probabilmente è solo un numero. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro oltre 5 milioni di pezzi tra articoli contraffatti e prodotti privi delle certificazioni CE di sicurezza. A finire nel mirino dei finanzieri campani, in diverse operazioni, sono state diverse attività commerciali della provincia che producevano e o commercializzavano illecitamente prodotti d'abbigliamento, accessori, prodotti per la cura della persona, della casa e giocattoli pericolosi per la salute. In particolare per la festa di Halloween sono stati sequestrati, durante ispezioni presso un maxi store gestito da un cittadino cinese, un opificio clandestino dedito alla produzione di marchi contraffatti e presso un deposito, 2,5 milioni di pezzi tra prodotti a tema pericolosi per la salute, centinaia di adesivi e prodotti contraffatti riportanti note griff come scarpe Alexander McQueen, cinture Gucci, giubbotti Wurrich, pronti per essere immessi sul mercato. Denunciati 2 responsabili, mentre un terzo è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. Inoltre, in altri controlli nei confronti di esercizi commerciali della zona industriale di Napoli Est e su strada, sequestrati 300.000 pezzi tra articoli elettronici, casalinghi e giocattoli contraffatti ovvero non sicuri e 200.000 euro in contanti, 9 le persone denunciate all'autorità giudiziaria a vario titolo. Infine, nel corso di interventi nei confronti di esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri, sequestrati complessivamente 3 locali adibiti a deposito e 500.000 articoli privi della certificazione CE. Denunciati 10 responsabili. We'll be right back.
Credo che è un episodio molto semplice, non è complicato. Credo che c'è stato un abbaglio. È una decisione che è stata presa dal VAR e non dall'arbitro. Io credo che il VAR doveva perlomeno mettere il dubbio all'arbitro, ma questo dubbio non l'ha messo. Credo che ha arbitrato Banti e non Giacomelli questo episodio. E questo credo che è il problema. Al di là di questo episodio qua, la partita è stata giocata molto bene da parte nostra. Abbiamo fatto un'ottima partita da un punto di vista fisico, tecnico, soprattutto nella seconda parte. Abbiamo giocato per vincere, avevamo meritato di vincere, la prestazione della squadra è stata ottima, andava coronata col risultato, a volte ce la prendiamo con noi stessi, stavolta non credo che c'è niente da rimproverare a nessuno. Poi dopo tutto il resto ci rimane questo rammarico i due punti persi, perché erano meritati, tutto qua, con una svista, diciamo, una topica clamorosa. C'è un Code che sbaglia l'arbitro, ma adesso c'è il VAR che controlla tutto, perché poi oltretutto c'era un'espulsione de Pasalic su Callejon, che è la stessa che ha preso Stepinski contro Musacchio col Milan. C'era perlomeno il dubbio, una valutazione sul rigore di Toloi al 93esimo. Di solito si va a vedere. Allora, o ci spiegano come funziona il VAR, o ci dicono arbitra il VAR, o ci dicono togliamo il VAR. Cioè, io ero un fautore del VAR, ma se questo è l'utilizzo del VAR, ci dobbiamo preoccupare. E io sono preoccupato, sono veramente preoccupato, perché qui non arbitra più l'arbitro. Se doveva essere un supporto per l'arbitro, ora non è un supporto per l'arbitro, è l'arbitro. Ce lo devono dire chiaramente, oppure cambiano. Cambiano e qui credo che ci debbano essere gli organi competenti. Mi sento attaccato personalmente, al di là dell'espulsione, che è già la seconda volta. Tra l'altro, il quarto uomo era Doveri che mi ha espulso a Milano. Non mi è quasi mai capitato di essere espulso. Alla mia serietà, un attacco, anche alla mia professionalità, mi dispiace moltissimo per i giocatori e per la mia società. Si devono svegliare. Io non parlo mai degli arbitri nel bene o nel male, io penso che il risultato sia giustissimo. Il Benevento ha dominato la partita, non ha mai sofferto se non su un cross con una conclusione di Arini. Il loro portiere, insomma, ha fatto diversi miracoli. Sono molto contento, stasera è una grande dimostrazione di forza, questa squadra ci sta abituando molto bene. È chiaro che dobbiamo tenere questa mentalità, questa voglia, non sarà sempre facile, però stasera questa squadra ha rifatto una grande partita e sono molto felice di questo. Giocavamo contro una delle squadre migliori del campionato, come ho detto ieri, secondo me nei 20, nei cambi, se guardiamo la panchina che avevano, i cambi che hanno fatto, sono una delle squadre più forti in assoluto, per cui probabilmente all'inizio c'è stato un po' di studio, però stasera la squadra mi è piaciuta molto, anche nel gioco. Stasera siamo stati bravi, siamo stati tranquilli, abbiamo comandato le operazioni, abbiamo fatto una partita da squadra vera. Primo tempo è vero, è stato abbastanza equilibrato, anche se l'occasione clamorosa, quella di Teio, insomma, 9 volte su 10 va dentro, tiro di coda, è uscito da un soffio, per cui comando della partita c'era, io ero molto sereno. È chiaro che nel secondo tempo speravo che accelerassimo e prendessimo il sopravvento, è stato così, è chiaro che avremmo dovuto sbloccare prima la partita, col colpo di testa di Teio, il tiro di Viola salvato da un rimpallo, però poi la squadra è stata molto brava. La strada da perseguire è questa, è chiaro che adesso domenica avremo un'altra partita importante, però avere 4 punti sulla terza in questo momento penso sia motivo di grande soddisfazione, anche se non abbiamo fatto ancora nulla.
Bentornati ad un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 1 novembre. Una nuova perturbazione atlantica inizia a interessare il nord-ovest, mentre al sud resiste una circolazione a tratti instabile su alcune regioni. Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord, tempo in peggioramento sui settori occidentali con precipitazioni più diffuse in Piemonte e sulla Liguria di Ponente, alternate a schiarite in Lombardia. Decisamente soleggiato sul resto delle regioni. Spostiamoci ora al centro, dove avremo generali condizioni di bel tempo con il cielo che si mostrerà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutte le nostre regioni. Raggiungiamo infine il sud. Tempo diffusamente instabile con temporali sulla Calabria e sulle coste tirreniche della Sicilia. Sul resto dei settori invece il sole sarà più prevalente. I venti soffieranno in genere dai quadranti settentrionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 1 grado e non supereranno i 19 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno tendiamo invece fino a 17 gradi al nord, punte di 23 gradi al centro e fino a 22 gradi sulle regioni meridionali.